Ladies and... Ah, aspetta, ma la levo, così lo faccio vedere che ce l'ho. Ma metto, però ma la levo. Ladies and gentlemen, all the young people, this is Shota, a belli da casa, a belli mia. Signora, ce l'ho, a belli mia. Iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale no profit, fatemi mettere all'angolo che sennò la signora si suicida. Se non vi piace sta faccia, quello che dico, levatevi dal canale, ma soprattutto in un momento di libertà, in un momento di politically correct, fate come vi pare, a belli da casa. Importantissima, domani importantissima, partita decisivissima. Ci poteva di peggio, raga. Nel senso, farne due in quel di Bergamo, dal Carbonaro, senza manco più il problema, il pensiero del Papu. Io un po' di ansietta ce l'ho, amici miei. Anche perché è vero che noi stiamo giocando bene, è vero che siamo in un momento abbastanza buono di forma, grattatevi tutto quello che volete, è vero quello che vi pare, però questi ragazzi ci fanno i go come se non ci fosse un domani. E giustamente la Coppa Italia è importantissima, ragazzi, è importantissima. E chi vi dice so coppette, so porta ombrelli, è perché non le vincono da tanto! È perché non vinci! Ragazzi, se non sbaglio, Fedro, in La Volpe e l'Uva, andatevi a leggere la fantastica fiaba della Volpe e l'Uva. Uva acerba maledetta, eh! Quindi, io voglio provare ad arrivare in fondo alla Coppa Italia. Non c'è niente da dire, non c'è niente da fare, ragazzi, io ho l'ansia, voglio assolutamente fare bella figura, specialmente a Bergamo, specialmente a Bergamo. Dicono che finalmente, mi giro che passa la gente, ce l'ho, signori, non sono un negazionista, ce l'ho la mascherina, ce l'ho, signori, ce l'ho. No, qui rompo Nico io. Dicono che gioco titolare domani, speriamo bene. Dice che il Poro Correa si è lasciato e qualcosa possiamo capire di questo momento un po' strano. Come e lui e fa male a chi? È Pubelgia. No, non è Pubelgia, no, è da Pubelgia. E invece era l'appendicite, di conseguenza speriamo che adesso Correa, Joaquin, bello de casa, sei bello come il sole, tu, bello come il sole, chiodo schiaccia chiodo, amico mio, è quella ABC del problema de corazon, chiodo schiaccia chiodo, e dice vabbè, ma non parli del mercato, non parli di Musacchio. Allora, Musacchio non ne vorrei parlare perché, come io ho sempre fatto, parlo degli acquisti quando sono nemmeno all'aeroporto, perché c'è gente che è arrivata, ha fatto vedere una sciarpa e poi da un'altra parte. Non tantomeno alle visite mediche, guarda il Poro Vavro o il Poro Lukaku che sono andati a fare visite mediche e stanno rimannati. Io lo voglio vedere, ci parlerò, no, ve ne parlo perché tanto, però aspetterei con la maglia, però nonostante io sia fuori da tutti i video, alle pagine di fantomatici laziali, ho letto già tanti giornalisti, la filo laziali, come si chiamano loro,
è una pippa, è tutto rotto, ma che ce famo? Ma è una sega, una pippa al sugo, ma di che siamo fa? Meglio Parolo, meglio Patrick. Allora, è vecchio. Stessa età abbiamo preso di quando avevo preso Acerbi, 30 anni. Vecchio. Infortuni sì, ha avuto dei problemi. Ma io, ragazzi, solo per quello che ha fatto a quei due, a Bakayoko e che sì, per me già si merita tutto. Non sapete cosa ha fatto. Vi ricordate quando quei due burloni fecero quella scenata con la maglia, mancando di rispetto non solo ad Acerbi ma a tutti i laziali, perché se tu prendi in giro la maglia della Lazio prendi in giro tutti i laziali? Andate a vedere chi è che gli ha levato la maglia da sotto le mani per di basta, fatela finita. Uno di noi, Musacchio, uno di noi, dai è così, dai è Musacchio, che sì, capito? Quindi, poi magari manco opiamo. Altra cosa, youtubers, presunti laziali, facebookari, presunti laziali, che vi ho letto, no, abbiamo preso Tabito, abbiamo preso quello, però stiamo a trattare un altro il 22, poi dopo no, ma Musacchio no, abbiamo Socrates che è nato, ma non vi vergognate a dire cazzate solo per farvi venire a vedere? Che poi fate le figure di merda, no, abbiamo preso un 2002, due prospetti sotto il 2000, Musacchio, 40 anni. Ma state zitti, fate più bella figura, non fate come gli altri, perché ricordatevi che noi volavamo, gli altri in quanto non sono, fanno solo che strisciare, dai, forza Lazio, belli di casa.